Benvenuti in questo nuovo virus! Sì, è proprio il caso di dirlo perché anche in Italia è giunto il coronavirus nelle regioni della Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ed infine anche in Sicilia, proprio nella mia città, ovvero Palermo. Vi ringrazio tutti quanti per i messaggi super affettuosi che mi state mandando, ma state tranquilli, io sto benissimo. Ma voi direte, ma chi ti si fila? Chi sei? Beh, mi presento, io sono Sonia e questo qui è il mio canale YouTube Sonichan. Anzi, se trovate questo video utile, magari iscrivetevi per i prossimi video e attivate anche la campanella. Cosa sta succedendo in Italia al momento? Il panico! Sì, ragazzi, infatti la gente è completamente uscita fuori di testa. Hanno preso d'assalto i supermercati, che adesso sono vuoti, ma soprattutto sono andati a ruba, per la gioia della casa produttrice della mucchina, proprio il gel igienizzante e le mascherine. Così chi ne ha realmente bisogno, come chi è infetto o chi deve partire come me, che domani dovrei andare ad Edimburgo, beh, si trova sprovvisto. Ecco perché adesso me li farò da me, mi fa da self per te e anche per te che stai guardando. Ma prima di farvi vedere il procedimento volevo dire delle cosette, ovvero ragazzi, non c'è motivo assolutamente di avere paura. Primo, perché la paura non porta da nessuna parte se non al caos e al panico totale come sta succedendo adesso. Piuttosto bisognerebbe stare sereni e seguire le istruzioni che ci vengono date. E poi secondo, vorrei dire, la mucchina non è mica lo scudo di Super Mario che vi proteggerà dal coronavirus. No, assolutamente. È tanto meglio lavarsi le mani. La mucchina serve soltanto quando si è fuori e non ci si può lavare le mani. E in generale vi dovete lavare sempre, non soltanto adesso che c'è il coronavirus. Passo a farvi vedere il nostro gel igienizzante in versione appunto gelatinosa e poi ancora lo spruzzino invece in versione acquosa. Lo apro, vi faccio vedere. Wow, fantastico. Che odorino, buonissimo. Ma come si fa a realizzare questo elisir di lunga vita? Questo tesoro dei nostri giorni, che chiamo così non a caso. Volete sapere cosa c'è all'interno della mucchina? Leggete per credere. Etanolo, che è esattamente l'alcol, e poi acqua. Tutto il resto sono soltanto delle cose aggiuntive, tipo che so, glicerina, oppure il profumo, o lo stesso addensante per renderlo in forma gel. Quindi capite bene che è davvero una stupidaggine pagare 200 euro per dell'alcol diluito con acqua. E quindi immaginerete che sarà davvero facilissimo realizzarlo. Questo qui è in forma gel, come dicevo, l'ho fatto con la gelatina, quella per i dolci, alcol, e ci ho messo all'interno anche l'acqua ossigenata per renderlo ancora più strong. Ma il gel normale contiene soltanto alcol e acqua. Questo era tutto il mistero. Vediamo come realizzare questo igienizzante. Ci servirà, come dicevo, dell'alcol, ovvero questo denaturato che serve per fare i profumi, i dolci, i liquori. E questo qui lo potete trovare semplicemente al supermercato. Questo qui è mezzo litro ed è costato 9 euro. Potete farci disinfettante per la vostra famiglia e tutta la popolazione italiana, quindi conviene decisamente. Ovviamente potete utilizzare anche l'alcol normale, ovvero quello rosa per intenderci. L'unica differenza starà proprio nel fatto che puzza da morire, ma il che potrebbe essere una cosa buona perché tutti vi staranno lontano e voi non vi prenderete il coronavirus. Iniziamo con l'igienizzante spray, per cui vi servirà appunto uno spruzzino di questi che potete trovare da tutto un euro, e andiamo a svitare il tappo. Dovremmo fare tre parti di alcol e una parte di acqua. Potete usare se volete anche la bilancia, ma secondo me non ce n'è davvero bisogno. Andiamo a prendere l'alcol, prendiamo anche un imbuto, se no rovesciamo tutto per terra, e lo versiamo sino a più della metà. Adesso andiamo ad aggiungere l'acqua distillata. Potete usare anche l'acqua minerale, ovvero quella che beviamo. E ne vado a mettere sino a raggiungere l'orlo. Ecco qui. Il nostro igienizzante è praticamente pronto. Dobbiamo soltanto miscelarlo. Ma siccome io lo voglio super profumato, vado ad aggiungere una fragranza di bergamotto, che è una specie di limone. Quindi prendo qui col contagocce e vado a mettere qualche gocciolina. Ne metto tre. Rimetto il cappuccio e vado a miscelare.
profumare. Miscelate in questo modo, sennò si rompono le molecole di profumo. E ragazzi, che ci crediate o no, questa è praticamente la stessa ricetta per fare i profumi, soltanto in quantità diverse, nel senso che qui c'è più alcol e meno oli essenziali. In via potenziale, anche il profumo va bene per disinfettare. E come vedete, è stato davvero semplicissimo realizzare questo disinfettante fai da te. Wow! Ora invece andiamo a fare quello in gel, anche se onestamente io preferisco questo a spray, perché quello in gel in teoria avrebbe bisogno di un gelificante di quelli chimici, che io non ho. Quindi ho provato a farlo con un gelificante alimentare, che però lascia un po' le palline. Vi servirà un beccuccio di questi che si apre in questo modo, così che poi ne potete spremere un po' e fare uscire il gel. Ma al momento mettiamo il contenitore da parte, perché prima dobbiamo andare a fare la gelatina. Al supermercato comprate questa qui, ovvero la gelatina in fogli, quella proprio per fare i budini, o anche chiamata colla di pesce. Si presenta in questo modo, come un foglio trasparente. Guardate, è davvero super plasticoso. Questo foglio lo dobbiamo andare ad immergere in dell'acqua fredda per almeno 10 minuti. Quando questo tempo sarà passato, beh, il nostro foglio sarà diventato super molliccio. E adesso lo dobbiamo andare a strizzare, proprio come se fosse un panno. Ecco qui. Mettiamo mezzo litro d'acqua all'interno di un tegamino. La versiamo. Io già l'avevo scaldata. Deve essere acqua calda, ma non bollente. E dopodiché andiamo a mettere la gelatina. E adesso mescoliamo per farla sciogliere. Come vedete, si è già sciolta del tutto. Quindi non dovremmo fare altro che aspettare che si raffreddi un pochettino. Nel frattempo andiamo a preparare il disinfettante. Mettiamo qui, come al solito, l'alcol. Questa volta ne mettiamo di meno, perché sennò la gelatina non agruma. Potete mettere qualsiasi altro disinfettante, come per esempio l'acqua ossigenata. Ora che la gelatina è a temperatura ambiente, beh, possiamo andarla ad introdurre qui dentro. E la versiamo, oh please, in raggiungimento della soglia. Rimettiamo il tappo e mescoliamo nuovamente. Non appena si raffredderà, la gelatina diventerà densa. E voilà, come vedete c'è tutta la gelatina all'interno. Ma andiamola a provare. Ne mettiamo giusto un pochettino sulle mani, ecco così, e la andiamo a spalmare. Wow ragazzi, è proprio come quella professionale. Per fare questa mascherina invece, che non ha nulla da invidiare a quelle pro, avrete bisogno semplicemente di due elastici da agganciare qui ai laterali, una spillatrice con delle graffette, certo se no non funziona, poi ancora questi qua, ovvero dei panni cattura polvere, quelli dello Swiffer per intenderci. Ho visto fare questa mascherina in un video di 5 Minutes Craft, però la ragazza lo faceva con un pezzetto di Scottex, il che è totalmente inutile perché si bagna, si strappa, si rompe subito e soprattutto non filtra neanche la polvere. Invece questi qui sono adatti, sono super resistenti e non hanno davvero nulla da invidiare alle comuni mascherine che possiamo trovare in farmacia. Quindi passiamo subito a vedere come si fa. Prendete il panno aspirapolvere e andate a tagliarlo qualora servisse. Questo mio è troppo lungo. Facciamo combaciare per bene i due lati, sovrapponendoli per bene, e dopodiché spianiamo il tutto. Ora vado ad accartocciare, come se fosse una fisarmonica, questo foglio di tessuto. Facciamo in questo modo delle belle piegoline da un lato e dall'altro, sino alla fine di tutto il foglio di panno. Adesso entrano in gioco gli elastici. Prendete due elastici di uguale dimensione e del colore che volete, potete fare anche una mascherina fashion, inseriteli all'interno dell'estremità e poi ripiegate all'interno in questo modo. Prendete la spillatrice e spillate subito dopo l'elastico. Mettiamo più spille per essere certi che non si rompa. E voilà, il primo lato è realizzato. Farò la stessa identica cosa da questo lato. Questa qui è la nostra mascherina super professional, che coprirà perfettamente sia il naso che la bocca. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se così è, mi raccomando, lasciatemi un bollicino in alto. Ma intanto, prima di salutarvi, voglio darvi una raccomandazione. State calmi, perché secondo i dati che ci arrivano dalla Cina, il virus sta regredendo. Tra l'80% e il 95% i contagiati sono guariti, quindi significa quasi tutti.
Ma soprattutto, se siete giovani, non dovete assolutamente preoccuparvi, perché praticamente il vostro corpo lo sconfiggerà in un batter d'occhio. Io vi abbraccio tutti quanti, o forse meglio di no, visto il virus, ma vi mando un bacio a distanza e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!